Una tappa, tre colpi di scena. La frazione più corta del 97esimo Giro d'Italia doveva essere un rientro morbido del nostro paese e invece è stata piena di sorprese che faranno discutere. Primo colpo, si inizia con il forfè di Kittel. Il tedesco della Giant è stato fermato da un febbrone, spiega lui via Twitter. Secondo colpo, la richiesta dei corridori, praticamente unanime, di neutralizzare l'ultimo giro del circuito cittadino di Bari, 15 curve ogni passaggio. La causa è stata la pioggia caduta che ha reso l'asfalto una saponetta, come hanno detto tutti i ciclisti. Un lungo tiramolla, il trasferimento ad andatura turistica da Giovinazzo a Bari, poi l'ok dalla direzione gara. Questo significa che per la classifica generale i tempi sono stati presi alla campana di inizio dell'ultimo giro. Terzo colpo, l'impresa del francese della FDJ Nasser Bouhanni. Più che pedalare è sembrato saper pattinare sul ghiaccio. L'ex boxer ha forato a 10 km dall'arrivo, poi, aiutato dai compagni, è rientrato nel gruppo. A quel punto ha cominciato a piovere. Lui non solo ha incassato, ma ha contrattaccato riuscendo a non cadere. E sul rettilineo finale è stato irresistibile, almeno quanto lo era stato Kittel 2 giorni prima a Dublino. Ora la maglia rossa è di Bouhanni.